Salve e bentrovati. Oggi un video dedicato al collezionismo. Tutti i collezionisti sanno che prima o poi dovranno confrontarsi con un problema ed è lo spazio. Lo spazio, lo sappiamo, è una risorsa non rinnovabile. Quando finisce in casa, finisce. Certo, dipende un po' anche da cosa collezioniamo. Chi colleziona francobolli avrà molti meno problemi di chi colleziona, non so, auto d'epoca. Io colleziono fumetti. Chi colleziona fumetti, prima o poi, con lo spazio, i problemi li avrà. Soprattutto se poi nel tempo continua a collezionare e a comprarne di nuovi. Se però abbiamo proprio finito tutto lo spazio e non possiamo più aggiungere una nuova libreria, abbiamo già occupato tutti gli anfratti e gli angoli che avevamo in casa, siamo fortunati se abbiamo una soffitta o una cantina. Naturalmente se sono idonee, cioè non devono essere luoghi umidi e non ci devono essere infiltrazioni d'acqua. I fumetti che finiscono in soffitta vengono messi dentro delle scatole. E in commercio esistono delle scatole fatte apposta per i fumetti. Questa che vedete è una scatola della linea Ordinette, è in tutto e per tutto simile alle scatole per fumetti, quindi vanno montate e poi si chiudono al coperchio. Nello specifico, quelle per fumetti poi sono di dimensioni diverse, quindi ogni formato ha la sua dimensione. Ci sono le scatole per i comics, le scatole per i manga, le scatole per i Bonelli e via dicendo. Queste scatole si possono impilare, certo che sì, però sono piuttosto fragili, non sono molto robusti, quindi non so quante scatole si possono impilare una sull'altra prima che quella che sta in fondo venga schiacciata dal peso delle altre. Si possono impilare, ma forse non è tanto comodo impilare e mettere sopra una scatola di manga, una scatola di comics, perché non hanno le stesse dimensioni. E cosa che mi dà più fastidio è che se devo prendere qualcosa che sta nella scatola in fondo, io devo prendere e togliere tutte le scatole che gli stanno sopra per poter arrivare al fumetto che mi interessa. Per questa ragione è che ho deciso di progettare delle scatole per contenere i miei fumetti che devo portare in soffitta. E sono scatole a cassetto, vale a dire che progetterò, ci sarà un involucro esterno, la cassettiera che svolge la parte resistente, che permette quindi di impilare più cassetti, più cassettiere. E ogni cassettiera a due vani conterrà due cassetti, quindi se voglio prendere un fumetto mi basterà aprire il cassetto e non importa se la cassettiera è la prima o l'ultima, prendo il mio fumetto e richiudo il cassetto. Quindi allora partiamo con il progetto. Per velocizzare la costruzione della cassettiera, i cassetti non li realizzo da zero con cartone riciclato, ma uso delle scatole per imballaggi a doppia onda acquistate, che misurano 30x30x40 cm. La prima operazione da fare è adattare la scatola al formato di fumetto che deve contenere. Qui dentro devono finirci albi di Topolino e Bonelliani. Perciò l'altezza da 30 viene ridotta a 25 cm. Il pezzo tagliato, ovviamente, non si butta via. In un prossimo video vi farò vedere come usarlo per ottenere cassetti di formato superiore, cioè più alti di 30 cm. Prima di comporre e irrobustire la scatola, conviene fare le maniglie. Ne servono due e vanno fatte sui lati corti, misurano 9x3 cm. Le maniglie servono non solo per sollevare l'intero cassetto, ma anche per aprire il cassetto e quindi estrarlo dalla cassettiera. Il pezzo di cartone ottenuto dal taglio non lo butto via, ma lo tengo. Poi vedremo perché. Chiudo il fondo usando le quattro ali della scatola, che insieme daranno uno spessore pari a due strati di cartone a doppia onda. Le incollo semplicemente con della colla vinilica. Le ali più corte non riescono a coprire tutta la superficie del fondo, perciò bisogna procurarsi un pezzo di cartone di spessore opportuno per completare la parte. Le misure per adattare il pezzo le prendo direttamente dallo scatolone. Stesa la colla vinilica, lo inserisco e premo per bene. Per irrobustire ulteriormente il fondo e anche per dargli una superficie uniforme, ritaglio su misura ed incollo un rettangolo di cartone a singola onda. Il prossimo passo importante da fare è irrobustire le parti frontali del cassetto, laddove ci sono le maniglie. Come vedete i pezzi sono tre e sono già stati fatti fuori per le maniglie. Un lato viene rinforzato di più rispetto all'altro con due strati di cartone anziché uno e quello diventerà il lato da cui il cassetto verrà aperto. Osservate inoltre che i due pezzi incollati assieme hanno le onde incrociate. Il pezzo con onde verticali resiste più al sollevamento, mentre le onde orizzontali resistono di più alla trazione verso l'esterno, esercitate attraverso la maniglia quando si apre il cassetto. La cassettiera è composta da due vani, uno per ciascun cassetto.
Vengono realizzati separatamente per poi essere uniti. Per dimensionare il vano si parte dalle misure del cassetto alle quali si aggiungono mezzo centimetro ai lati e un centimetro sopra, necessari per far scorrere il cassetto senza problemi. A questi si aggiungono gli spessori per irrobustire il vano, che possono variare in base al cartone usato. Il vano è come una scatola aperta su due lati. Si costruisce incollando assieme due forme ad L. Osservate la direzione delle onde che devono avere i pezzi L1 ed L2. Per piegare il pezzo di cartone, con un taglierino faccio un taglio leggero, non oltre la metà dello spessore, quanto basta per guidare la piega e favorirla. Per ottenere una piega diritta ed evitare che il cartone faccia un po' quello che vuole, consiglio di usare una stecca nel modo che vedete. Il lato con il taglio, ovviamente, finirà nella parte interna del vano. Anche i vani devono essere irrobustiti per resistere ai carichi verticali. Le cassettiere sono fatte per essere impilate, e dunque si può immaginare che la cassettiera più in basso debba sostenere altre 3 o 4. Quante possono essere dipende un po' dal formato che hanno. Servono perciò dei montanti di rinforzo sui tre punti della cassettiera che reggono il carico. Ciascuno di questi punti raggiunge uno spessore complessivo di 3 strati di cartone a doppia onda. Quindi si ha L2 più G1 più G2 per i montanti all'estremità ed L1 più L1 più F per quello centrale. Nel montante centrale i pezzi F sono a singola onda, mentre i due L1 sono a doppia onda. Sommati danno uno spessore e una resistenza pari a 3 strati di cartone a doppia onda. Osservando il video vi accorgerete che nella realtà per il pezzo F ho usato un doppia onda piuttosto sottile e non cartone a singola onda. L'obiettivo è ottenere 3 montanti con uno spessore grossomodo simile. Quindi vale la regola, usate quello che avete a disposizione. Vediamo come si assembla un vano. I montanti G1, G2 ed F vanno incollati sui rispettivi pezzi ad L. Quindi su L1 si incolla il pezzo F e su L2 i pezzi G1 e G2. Come vedete, quando la colla asciuga e fa presa, ogni pezzo mantiene la forma ad L. Completati entrambi i pezzi, questi si incollano assieme per formare il vano. Quando entrambi i vani sono pronti, non resta che incollarli tra loro, dalla parte in cui si trovano i montanti più sottili F. La cassettiera si completa incollando sopra e sotto uno strato di cartone a doppia onda. La direzione delle onde è quella indicata nei disegni. Completati i cassetti e la cassettiera, restano dei piccoli dettagli da definire che io chiamo accessori. Non sono assolutamente indispensabili, quindi chi vuole li fa, altrimenti lascia stare. Gli accessori sono il coperchio, il coprimaniglia, il distanziatore e i portaetichette. Coperchio e coprimaniglia li faccio per due ragioni. Uno, per tenere la polvere lontano dai cassetti. Secondo, più importante, per tenere lontano dai cassetti gli insetti. Io infatti abito in campagna e in soffitta puntualmente arrivano tutta una serie di insetti. A cominciare da ragni, mosche, vespe, quelli che però mi danno più preoccupazione sono le cimici e le coccinelle, perché arrivano in autunno e in genere tendono a cercare un riparo sicuro, quindi si infilano in buchi anfratti vari. E ho paura proprio che possano infilarsi, entrare nelle scatole e infilarsi tra un fumetto e l'altro. E quindi se io apro il cassetto e vado cercando qualcosa, potrebbero rimanere schiacciati. Ora, se uccido una coccinella un po' mi dispiace, se uccido una cimice non mi dispiace per niente, però mi dispiace ancora di più per i miei fumetti che potrebbero rovinarsi. Quindi allora io sigillo tutto e così sto tranquillo. Adesso vedrete perché non ho buttato via questi pezzettini di cartone. Li uso per fare i coprimaniglia. Ne incollo uno su un rettangolo più grande di 12x6 cm e si applicano semplicemente in questo modo. Inoltre, per non perdere i coprimaniglia, li fisso la scatola con delle fettucce. Queste le ho recuperate da confezioni di panettoni e pandori. Il coperchio non è altro che un pezzo di cartone tagliato in modo tale da entrare perfettamente nel cassetto. Le due estremità corte appoggiano sugli strati di rinforzo incollate dalla parte delle maniglie, tenuti volutamente più bassi di un centimetro. Per sollevare il coperchio ho di nuovo usato le fettucce riciclate da panettoni e pandori. Se i cassetti vengono riempiti, diciamo in modo compatto, di fumetti, sarà difficile riuscire ad afferrare e entrare con la mano nella maniglia. Ecco perché ho realizzato dei distanziatori in cartone. Il distanziatore lascia qualche centimetro di spazio, quanto basta per farci passare le dita.
Infine, per quanto riguarda le maniglie, un ultimo accorgimento. Ho incollato due strati di cartoncino per distribuire la sollecitazione esercitata dalle dita su una superficie maggiore, in modo da evitare deformazioni per schiacciamento sulla parete di cartone ondulato. All'esterno di ciascun cassetto metterò un portaetichette, in modo da sapere subito, senza bisogno di aprirlo, cosa contiene. Se volete sapere come fare portaetichette personalizzate delle dimensioni desiderate con un pirografo, potete guardare il tutorial dedicato. Troverete in descrizione il link al video. La cassettiera che mi avete visto realizzare è stata dimensionata, l'ho già detto, per contenere albi di Topolino e Bonelli. In tutto ho previsto quattro diversi formati, uno il più piccolo per i manga, quello per i Bonelli e Topolino, uno per i comics e infine il più grande per le riviste o per contenere tutto ciò che è più grande di un comics. Per sapere come realizzare cassetti più alti di 30 cm ci sarà in futuro un altro video. Nel frattempo vi ricordo che sotto in descrizione trovate l'elenco completo di materiali e strumenti per fare questo tutorial e anche il file in PDF che contiene l'intero progetto. Nel progetto ho messo poche misure, a dire il vero, perché usando materiali riciclati ciascuno avrà cartone con spessori diversi e quindi la cosa migliore da fare è misurare e costruire via via il pezzo. Vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial.